Amici appassionati di Supermotard, benvenuti al circuito internazionale di Viterbo, dove si sta svolgendo la prima prova dell'Italian Trophy Cup, il campionato di Supermoto dedicato a piloti della Campania e del Lazio, ma ovviamente aperto anche alle regioni limitrofe. Prima prova di questo 2015 con lo staff di MVR Racing Team, che porta in pista quest'oggi 90 piloti, tutti carichi e sicuramente disposti a regalare spettacolo anche al pubblico a Corso Numeroso e qui a Viterbo, al circuito internazionale. Siamo sulla griglia di partenza della categoria Street Motard amatoriale, eccoli qui i 20 partenti di questa categoria, che quest'anno dà la possibilità a piloti amatori con licenza amatoriale appunto di svolgere gare titolate, gare FMI. La pole del mattino in questa categoria era stata staccata da Giancarlo Liberati con il tempo di 59 secondi e 156, seguito a soli 5 decimi da Jenny Di Costanzo in seconda posizione. Poi troviamo Ludovico Mantuano, Lorenzo Marzioli, Ermanno Bastianini e via via gli altri 14 piloti a completare la griglia di partenza di questa categoria. Al via è subito Jenny Di Costanzo, che deve vedersela con il pullman Giancarlo Liberati nella parte del circuito, prima tornata ovviamente di questa prima prova, ma Jenny Di Costanzo ha già creato un bel margine rispetto ai suoi inseguitori. Ricordiamo che la categoria Street Motard, che è un po' quella che era l'anno scorso, comunque nelle passate stagioni la classe S9, non svolge il tratto sterrato delle piste di supermoto, quindi si dà la possibilità anche a piloti che provengono dalla velocità di avvicendarsi in questa disciplina. Intanto c'è un lungo di Ermanno Bastianini, per fortuna senza conseguenze. Questo è uno dei punti più spettacolari del tracciato, questa bella curva a sinistra, vediamo tante derapate. In questo punto Ermanno non è riuscito a impostare la traiettoria, tutto da rifare per il pilota laziale, che è anche il promoter del trofeo Birba monomarca TM, che accompagna appunto la stagione 2015 dell'Italian Trophy Cup, mentre in testa c'è ancora il campano Jenny Di Costanzo, che a questo punto sembra aver vita facile rispetto ai concorrenti e dovrebbe così insomma riuscire a condurre gli attacchi dei piloti che lo seguono. Innanzitutto Giancarlo Liberati, che era stato protagonista, come abbiamo detto all'inizio, della pole con il tempo di 59 secondi e 156. Ecco, ancora un altro giro per Jenny Di Costanzo, ricordiamo categoria Street Motard con licenza amatoriale. Stiamo svolgendo la sintesi delle due manche che si sono disputate al circuito internazionale di Viterbo a fine aprile, che hanno dato il via alla stagione 2015 dell'Italian Trophy Cup, campionato Supermoto FMI del Lazio e della Campania, che arriva alla sua terza stagione in realtà, che ha portato in pista negli ultimi tre anni tantissimi piloti, molti dei quali quest'oggi non sono presenti qui a Viterbo, perché ovviamente crescendo tecnicamente molti piloti campani hanno preferito magari svolgere il campionato italiano, che non è in concomitanza sicuramente con l'Italian Trophy Cup, ma insomma bisognerebbe anche onorare i campionati locali che hanno dato in qualche maniera poi il via alla preparazione tecnica atletica di piloti che oggi svolgono gare più titolate. Quindi ben vengano gare come l'Italian Trophy Cup, del resto qui oggi vedremo dopo nella S1 Pro piloti insomma presenti di livello insomma importante. Ci sono diversi campioni italiani, uno su tutti Paolo Salmaso, oppure Edoardo Gente, che hanno vinto negli anni scorsi il campionato italiano S3 e che sono ovviamente qui venuti per innanzitutto allenarsi, ma anche per competere e cimentarsi con piloti magari meno blasonati, per dare anche la possibilità di mostrare loro quelle che sono poi le tecniche di guida del supermoto. Un'immagine regalata dal nostro Mario Titone anche ai piloti che seguono il gruppetto di testa, della fattispecie abbiamo Domenico Pasquarella e Massimo Sambito, piloti campani, mentre qui c'è un pilota out senza conseguenze per lui, per fortuna, peccato che deve lasciare la gara delle Street Moto ad amatoriale. Ricordiamo, ecco, vediamo un'altra immagine di Pasquarella e di Sambito,
seguito da un altro pilota che non siamo riusciti a identificare in questa tornata, che sta per concludersi gara 1, quindi per quanto riguarda le street motard amatoriali, con in testa sempre Jenny Di Costanzo, che sta sicuramente svolgendo un'ottima performance d'esordio sicuramente qui a Viterbo, al circuito internazionale appunto di Viterbo, a pochi chilometri dall'alto dal lago di Bolsena, uno scenario fantastico. Grazie ancora una volta a MVR Team Racing e allo staff del circuito per averci ospitato in questi due giorni di supermoto ad altissimi livelli. Sono stati tanti contenuti tecnici che abbiamo potuto godere anche nella categoria street motard amatoriale, che sta appunto svolgendo la sua prima delle due manche previste qui oggi per la prima prova del 2015. Un circuito molto amato dai piloti di supermoto, piloti di tutta Italia sicuramente, che vengono sempre molto con piacere su questo neonato circuito. Non ha tantissimi anni, credo che sia nato nel 2007-2008, giù di lì, poi ovviamente mi correggerà lo staff del circuito di Viterbo, e che si è ovviamente proposto subito agli appassionati di kart sicuramente, ma anche ai piloti di supermoto, con un bellissimo tracciato sterrato che vedremo poi nelle categorie S1, che sicuramente dà un livello tecnico importantissimo alle gare di supermoto, mentre si conclude qui gara 1 delle street motard amatoriali. Ripeto, tratto sterrato molto importante, molto bello qui a Viterbo, tra l'altro ospita anche le gare dell'italiano e del mondiale supermoto. Siamo in gara 2 adesso, in questo momento ci sono un po' di false partenze, è stato una giornata all'insegna insomma delle false partenze, anche se lo staff del promoter MVR Team Racing aveva svolto un ottimo briefing anche con il direttore di gara Michele Monti e i commissari FMI, proprio per far capire innanzitutto quali sono le procedure di partenza di una gara di supermoto. Ovviamente molti lo sanno, però va sempre ricordata quella che è la procedura di partenza nelle gare di supermoto, e anche qui però insomma ci sono stati diversi problemi con le partenze anticipate, ci sono state un po' di penalità ai piloti. Ovviamente immaginiamo che al via l'adrenalina sia tantissima e si riesca insomma con fatica a gestire poi la partenza. Allora, in gara 2 vediamo subito in testa Ermanno Bastianini, il veteranissimo pilota di supermoto che ha regalato pagine importanti al motociclismo nazionale. Ermax ancora comunque sulla cresta dell'onda, e che ricordiamo si fa promoter quest'anno anche del trofeo Birba monomarca, che accompagna l'Italian Trophy Cup con delle classifiche a parte per i possessori di moto TM, moto molto apprezzata negli ultimi anni dai piloti di supermoto, una macchina infernale per questa disciplina. Qualche wheeling, un po' di spettacolo per Ermanno, che in questo momento guida gara 2, si guarda alle spalle, cerca di controllare piloti che lo seguono. Ci sono giovanissimi talenti alle sue spalle che sicuramente saranno pronti a insidiarlo, mentre un altro monoruota ad un altro passaggio dal traguardo, e come dicevo deve vedersela con piloti molto più giovani e talentuosi come Jerry Di Costanzo e Giancarlo Liberati, che sono lì a insidiare la sua leadership che in questo momento è saldamente nelle sue mani. Ermanno Bastianini, che aveva staccato il quinto tempo nelle prove del mattino, prendendo quasi 3 secondi tra l'altro dal pullman Liberati, era stata di 1:02:004 la miglior tornata delle qualifiche di Ermanno Bastianini, a 2 secondi e 8 dal pullman Giancarlo Liberati, che ovviamente possono sembrare tantissimi, ma nel supermoto può bastare anche una derapata o un piccolo sottosterzo sovrasterzo che si perdono questi secondi importantissimi. Non è proprio come la velocità, dove le traiettorie sono precise, si ripetono e qualche errore può determinare soltanto qualche decimo di ritardo. Invece nel supermoto, guida più spigolosa, più maschia, diciamo così,
derivante anche dal Supercross dà invece la possibilità di avere anche secondi di ritardo rispetto ai, agli avversari. Allora, torniamo a parlare della gara, ricordo, seconda manche della categoria Street Motard, prima Italian Trophy Cup, con Ermano Bastianini in gara 2 in testa in questo momento, ma si fa sotto Geni di Costanzo, sicuramente sembra averne un po' di più il pilota con la tabella numero 121 che in questo momento insidia Ermano Bastianini, che si è portato in testa in questa seconda manche. Non ci sono tanti punti in realtà dove poter svolgere dei sorpassi. Questa parte del circuito, per esempio, molto molto stretta, molto spettacolare, con questa S molto lenta che poi la porta sul curvone a destra che spinge sul traguardo. Da qui in poi, per esempio, si può sfruttare un po' la scia e provare in staccata alla fine del rettilineo a passare. Vediamo se ci riesce Gianni Costanzo. No, non ci riesce, ancora in testa in mano Bastianini, bisognerà riprovarci in qualche altro punto se vuol provare, insomma, a vincere le due gare il pilota campano e portarsi quindi in vetta all'assoluta di giornata, che in questo momento sicuramente vedrebbe invece la vittoria di Ermano Bastianini. Allora, diciamo 20 partenti in questa Street Motard amatoriale, non c'è sterrato per la Street Motard, ripeto, negli anni scorsi eravamo abituati a denominarla S9, questa categoria, che invece quest'anno sono già due anni in realtà che si chiama Street Motard, proprio per dare l'idea che si svolge la gara soltanto sull'asfalto, per dare la possibilità di avvicinarsi a amatori che magari non hanno molta dimestichezza con il terreno, o magari a piloti che vengono dalla velocità, qui ce ne sono tanti oggi, e si cimentano appunto nel supermoto soltanto sull'asfalto. Siamo alle battute finali, diventa veramente dura a questo punto tenere tutti gli attacchi di Costanzo con Liberati che si fa sotto. Eccolo qui, la staccata sulla, nella curva a sinistra, ci ha provato Gianni Di Costanzo, si è fatto vedere, sono le ultime tornate, le ultime curve, quelle che possono dare la vittoria al primo o al secondo pilota che in questo momento guidano questa seconda manche della Street Motard amatoriale, con Ermano Bastianini al comando seguito da Gianni Di Costanzo, ma non lontano c'è anche Giancarlo Liberati. Tutti possono a questo punto provare a vincerla questa manche, grande spettacolo veramente in questa disciplina. Sono state veramente tutte belle gare oggi qui a Viterbo. Voglio anche citare le pit bike categorie 14 e 16 cavalli, quelle mini motard, e poi c'è stata anche l'esclusiva delle ovale 150 in pista, dove non abbiamo svolto commento tecnico per motivi insomma tecnici, ma che però abbiamo insomma mostrato nella sua interezza le due manche che si sono svolte qui a Viterbo, appunto variabili per la prima prova di campionato di Italian Trophy Cup. Un altro passaggio simile a quello precedente non c'è riuscito, ci sono anche un paio di doppiati adesso da gestire. Di Costanzo si fa sempre più vedere, sarà veramente difficile a questo punto passare, perché Bastianini chiude tutte le porte possibili, sembra che lo spazio veramente non ci sia e che possa chiudersi così la gara. Vediamo ancora che cosa succede anche in questo passaggio, con Bastianini deciso sempre più a vincerla questa manche. Vedremo se ci riuscirà, anche se dietro Di Costanzo si fa ancora più avanti. Eccola, staccato sul rettilineo, curva destra, niente da fare, ancora in testa Ermano Bastianini, con Liberati che ha un po' mollato la presa, ha staccato un po' i primi due piloti che stanno sicuramente svolgendo una gara al di sopra delle aspettative dei piloti che li seguono, un ritmo indiavolato. È stata veramente dura per Bastianini gestire questi attacchi di Di Costanzo, che si è praticamente incollato alla ruota posteriore del pilota laziale, deciso più che mai a passarlo. Vediamo se ci riesce in questa tornata. Sì, questa volta entra decisamente meglio, lo affianca e poi riesce a superarlo. È l'unico punto dove Ermano fosse a qualche debolezza, anche in gara 1 era andato lungo in quel tornante, questa volta forse anche la fatica si è dovuto arrendere all'attacco di Gianni Di Costanzo. Peccato, perché era praticamente credo l'ultimo giro. No, ce n'è ancora un altro, però a questo punto il ritmo di Di Costanzo, che è sicuramente velocissimo, sarà difficile superare per Ermano Bastianini. Eccolo qui,
ancora in testa, Bastianini che sicuramente a questo punto forse si accontenta anche della seconda piazza, porta a casa probabilmente il terzo posto, anzi sì, evidentemente così è il terzo posto dell'assoluta, se così finissero le cose, con Di Costanzo che andrebbe a vincere l'assoluta di giornata, anche se comunque si fa vedere che è ancora lì Bastianini, ma ha dato tutto quello che poteva Ermanno in questa gara per gestire gli attacchi di Di Costanzo, che va a vincere questa gara 1. Veramente spettacolare la manche di questi due piloti, che saluta anche Bastianini la telecamera del nostro Mario Titone. Complimenti. Complimenti per la giornata, complimenti per tutto. Beh, questa è stata la prima gara di campionato. In genere la prima gara è sempre un po' faticosa. È andata tutto bene, bella giornata, i piloti, ci siamo divertiti, siamo arrivati alla premiazione, è andata tutto bene, speriamo per le prossime gare, siamo molto fiduciosi di fare un bel campionato campano e laziale, quindi vi aspettiamo la prossima gara, sicuramente siamo più numerosi, perché i piloti all'inizio sono titubanti, ma adesso questo sarà il campionato ufficiale FMI. Andiamo avanti con Jenny, che oggi hai vinto. Complimenti. Grazie, sono state due belle gare. La prima ho gestito il margine perché avevo un buon margine. Gara 2 invece è stata dura, però sono riuscito a vincere. Comunque ringrazio mio padre e Michael che mi danno una mano. Hai avuto anche i complimenti di Michael prima quando è arrivato in sala. Complimenti. Grazie. Tu prima sei andato dietro Ermanno, ma adesso non c'è nessuno dietro a te. No, non c'è nessuno, no. No, una bella giornata, sono contento. Una bella pista che conoscevo, ho migliorato sia in gara 1 che in gara 2, quindi va bene, sono veramente contento. Poi vengo da un infortunio, quindi va bene così. Sì, molto. Una bella organizzazione, si sta bene, tutta gente educata. Sono contento, veramente. Okay, complimenti Lorenzo, ciao, grazie a te.